Ciao Bettes.it, la terra dell'abbastanza di Fabio e Damiano D'Innocenzo è il modello perfetto del cinema di genere che io amo. È cinema di genere puro, e lo dico in senso nobile, è una tradizione, è un'arte. C'erano le botteghe con i maestri e gli allievi, in pittura, va bene, c'erano le botteghe. E ci sono le botteghe anche nel cinema. Possono essere dirette, possono essere indirette, possono essere appunto quella che ha messo in piedi Matteo Garrone con la sua Archimede, la sua casa di produzione, ma possono essere anche indirette, nel senso che lui può aver influenzato con un grande capolavoro come Gomorra, può aver influenzato tante generazioni. E allora eccoli i figli di Gomorra, i figli di Gomorra, i figli di Ciro e Marco, i figli di Matteo. I figli di Matteo sono Fabio e Damiano, i figli di Ciro e Marco sono Mirko e Manolo. Manolo interpretato da Andrea Carpenzano, stupendo. Carpenzano è il nostro Daniel Day-Lewis, e D'Innocenzo parlano di Matt Dillon. Io vedo molto più Daniel Day-Lewis, anche la femminilità di Daniel Day-Lewis, anche l'ironia di Daniel Day-Lewis, e anche proprio la conformazione fisica, la bocca di Daniel Day-Lewis. Tutto quello che vuoi, duettava in modo meraviglioso con Gino Montaldo, qui duetta in modo meraviglioso con un debuttante. Il mitico Matteo Olivetti che fa Mirko. Chi sono Mirko e Manolo? Li vediamo. Gna, gna, gna. Mi piace come ridono con la cicoria in bocca, una cicoria che fa venire la fiatella. È un film molto romanesco, eh? Però è anche da questo punto di vista, ovviamente, figlio della neo-enfasi dialettale di tanta prodotto audiovisivo italiano che viene da Gomorra, e con loro, con noi, con Romanzo Criminale. Qui siamo, appunto, è un Gomorra a Roma. E i figli di Ciro e Marco, ve li ricordate Ciro e Marco? Un'immagine indimenticabile, due ragazzini rachitici in mutande, un corpo debole che imbracciano dei mitra potentissimi, quasi dei bazooka, POW! E sparano verso cosa? Verso il nulla. Un'immagine emblematica, la rappresentazione migliore dell'Italia degli ultimi 20 anni, un paese di imbecilli che sparano in mutande al nulla. E allora, questo è un genio, uno che crea un'immagine del genere. Ci siamo anche divertiti con Fabio e Damiano a ricordare, anzi loro hanno ricordato a me la genesi di quella sequenza che rimarrà nella storia del cinema, che è già nella storia del cinema. E tutti infatti mandano quella sequenza per raccontare che cos'è Gomorra. Acquitrino, schifoso, sud senza calore e senza colore, corpi rachitici. Mirko e Manolo sono più belli, però anche loro sono come Ciro e Marco, due schegge impazzite del sistema. Effettivamente non immaginavano nemmeno di andare a lavorare nel sistema, ma è accaduto qualcosa, e quel qualcosa può essere una svolta, soprattutto se c'è un genitore schiavo dei suoi fallimenti, un genitore che ancora si fa i capelli allo specchio cercando di darsi un tono, un genitore che non vive in una casa ma vive in un garage, vive in un negozio, vive in una casa che è peggio del negozio The Dogman al quale hanno collaborato Fabio e Damiano. L'ultimo film di Matteo Garrone. Quando questi due ragazzini che ridevano mangiando la cicoria che faceva venire il fiato pesante, che alla fine sognavano una vita che poteva essere abbastanza per loro, entrano in un giro, nel giro della malavita. Vedete, questa è proprio l'idea, proprio anche di Gomorra. C'è una scena molto simile all'iniziazione al colpo di pistola, per esempio, altra scena emblematica del capolavoro del 2008 di Matteo Garrone. Quindi con io ti sparo, metafora fortissima, ti ammazzo, sei morto, ma poi alla fine ti risollevi perché il ragazzino comunque aveva la protezione come Clint Eastwood per un pugno di dollari, però alla fine sei morto lo stesso perché hai subito il primo colpo di pistola dove? Nelle cave! Anche qua, anche in questo film, ci stanno le cave, ci stanno la roccia, posti strani di Roma dove c'è l'iniziazione alla malavita. Ma i D'Innocenzo sono terribilmente dostoevskiani, non c'è Scorsese, non c'è né l'esaltazione assolutamente immorale di Martin Scorsese, che mi dà molto fastidio in più di un'occasione della serie. Volevo fare il gangster, poi mannaggia che ho fatto il regista. Mannaggia, sai quanto mi divertivo di più a fare il gangster? Quanto sono fighi i gangster, no? Ecco. Che è una cosa che è abbastanza, diciamo, moralmente spregevole anche per quanto mi riguarda in più di un'occasione. No, non c'è nemmeno il nichilismo di Garrone, di Gomorra, spiaggia grigia, a gente con la panza che cammina, no, questi camorristi che manco è Camorra da Saviano, giustamente, anche se era molto diverso rispetto al libro, il film di Garrone. Però
Però da Saviano prendeva il fatto che sistema è tutta una equazione matematica. Mamma mia, scialba, scialba a vedesse. Non è più un sud, non è più caldo, non è più calore, colore, non è più niente. E infatti quel finale in spiaggia, con la sabbia, i corpi boom, buttati e tutta sta gente che cammina senza esaltazione sorrentiniana, scorsesiana, che te salti a fa. Torniamo appunto a quei rachitici mutande. Fabio e Damiano sono invece interessantissimi perché sono più febbrili, sono più dostoieschiani. Per loro assolutamente c'è un cambiamento di temperatura corporea. Ok, come Raskolnikov, cioè aveva, gli cominciava a venire la febbre, ve lo ricordate? E diciamo che Mirko e Manolo ce la faranno, eh? Sembra la gag di Guzzanti con Serena Landini. Gliela fanno a diventare dei gangster. Questo è il film. Diventi un gangster, ce la fai? Ce l'hai quella tempra lì? C'è, infatti c'è uno, che è un personaggio che mi piace moltissimo, che li osserva dall'interno del clan dove loro in un modo o nell'altro vorrebbero entrare. E li osserva e capisce che c'è qualcosa che non va in quei due. Guardate, è un film molto bello, è un film di genere. È un film che non è drammaticamente originale, ma non me ne frega niente. Soprattutto. Tecnicamente, diciamo, da critico non posso non vedere tutto, diciamo, la paternità e la maternità di Gomorra, che è madre e padre contemporaneamente di questo film, ma allo stesso tempo io purtroppo adoro il cinema di genere. Ci trovo un senso, come quelle botteghe di Vittorio, trovo un senso che dei giovani artisti vadano vicino a un artista più forte di loro, più grande di loro. Più conosciuto di loro, più strutturato di loro, con le sue ferite, anche lui. Però, e allora io la trovo una cosa bellissima, mi emoziona perché mille volte nel cinema l'ho vista. Allora sono felice che Fabio e Damiano abbiano fatto questo film che ha un'unica pecca, io l'ho detto, te lo ripeto pure qua, non mi piace il finale. Non mi piace il finale collegato a un personaggio, non posso dire quale, ma mi ero molto affezionata a un personaggio. E non mi sembra un finale degno, anche perché Fabio e Damiano sono sicuramente due registi che amano molto ciò che fanno. Me ne sono accorto osservandoli e sentendoli in cucina, sentendo anche proprio i loro corpi che mi circondavano. E, parlano del cinema, parlano degli attori con carnalità. E questo è il segno, secondo me, dei registi, dei veri registi. Quindi io non ne ho abbastanza della terra dell'abbastanza, è un ottimo esordio, ma voglio che Fabio e Damiano resistano anche a tutto questo consenso critico che hanno attorno e capiscano che è solo l'inizio e che non è mai abbastanza per chi sogna il cinema con la febbre che questo film possiede. Possiede la febbre, che è una febbre morale. È un film anche molto femminile, in un cinema italiano che non ha la donna. Ecco, appunto. È un cinema dove si sente una grande femminilità nella sensibilità che hanno i due gemelloni nel raccontare un mondo maschile da un punto di vista molto femminile. E quindi, insomma, è un film anche languido. È un film anche languido e quindi è anche molto più caldo, appunto, del freddo sud, grigio, senza niente, senza più niente, in mutande rachitico che spara al nulla, del loro maestro, bottegaio, Matteo Garrone. La terra dell'abbastanza, Fabio e Damiano D'Innocenzo. È solo l'inizio. Ciao, Bettist!